Ritrovati in questo freddissimo venerdì di fine gennaio, continua la sua marcia contro tutto e contro tutti la trasmissione televisiva più longeva, ovviamente dedicata alla Fiorentina. I mali di stagione azzoppano il nostro studio, Michela Lanza senza voce, afona completamente, 38 e fischia di febbre, ci sta seguendo però dal suo lettuccio di dolore, un abbraccio, un saluto, rimettiti alla svelta Michi. Sono invece più forti delle malattie di stagione Sandro Bennucci, ciao Sandro, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Sonia Nichini, ciao Sonia. La beccata a toccaferro. Vabbè, qual è il problema? È giusto? Io l'avevo già data all'inizio dell'anno, quindi per ora. Buonasera a tutti. Cosa hai perso per la malattia? Fiorentina-Juventus, vero? No, Inter. Ah, Fiorentina, beh, chi se ne frega. Infatti ho degli amici e mi dicono, potresti non venire più allo stadio, visto che sta la partita migliore, quando non tu sei venuta. Ma ha fatto solo 1-1. Infatti poi hanno vinto sempre, appunto. Non ho capito. Nicolò Pontello, ciao Nicolò, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, stranamente, questa sera vi faccio fare un triplo salto mortale carpiato in avanti. Allora si parla di un altro sport, meno male, via. No, si parla di domenica. Si parla di Fiorentina-Chievo subito. Uff. Vabbè. Vi tocca, anche perché vorrei sapere, se no, di che cosa dovremmo parlare. Spiegatevi di che cosa dovremmo parlare. Commentato interessante. Cioè, i giochi invernali, Olimpiadi, cosa sono? Subito a bomba con le formazioni. Oh Gesù. Eccoci qua. Sportiello, Laurini o Vitor Hugo o Gaspar, Pezzella, Story, Biraghi, ma c'è una ragione per cui partiamo con le formazioni. Ma non la vogliamo sapere. A meno male, benissimo. Benassi, Veretù, Dabò o Saponara, udite, udite, udite. Per l'amor di Dio. Chiesa, Simeone, Gil Dias o Falcinelli Otero? Mamma mia signora. Il Chievo di Maran, che pressoché non ha mai vinto con la Fiorentina, non ha mai avuto un problema. All'andata ha vinto. No, parlo qui al Franchi. Sorrentino, Cacciatore, Gamberini, Bani o Tomovic? Potrebbe non giocare Tomovic, eh? Mi dispiacere, mi farebbe potrebbe non giocare Tomovic. Manca Frey, poi. Gobbi. La difesa, più o meno. Siamo noi. Etemai Radovanovic, Castro, Birsa, Meggiorini alle spalle di Inglese. Queste sono le due formazioni. Domani da Pioli sapremo tutto, il contrario di tutto. Ma non vedo l'ora. Aspetto a gloria la conferenza stampa. Ma questo perché? Perché oggi in redazione ci siamo divertiti a dare i voti agli 11 contrapposti. L'avete dati voi, spero. Noi. No, meno male. Voi stasera dovete solo commentare i nostri sollevato. Voti. Ah, beh, solo commentare i nostri voti. Eccoli qua. Aiuto. Sportiello e Sorrentino uguali. Laurini e Cacciatore uguali. Astori meglio di Gamberini. Pezzella meglio di Bani. Biraghi e Gobbi uguali. Benassi e Temai uguali. Radovanovic è più forte, cioè, sì, dobbiamo invertire nello scrivere, si è invertita la riga, ma è Radovanovic meglio di Dabò. Veretù pari a Castro. Chiesa strameglio di Birsa. Meggiorini, anche qui Gil Dias e Meggiorini in pari. Inglese, Simeone in pari. Tutto sommato, secondo i nostri voti, finisce un pareggio. C'è una leggerissima prevalenza della Fiorentina. Ma leggerissima prevalenza della Fiorentina. Nico, parti. Cosa devo dire? Commentare i voti? Ti trovano d'accordo? Non ti trovano d'accordo? No, non mi trovano d'accordo in larga parte. Perché? Ora te li ridiamo. È maggiore? C'è tanta differenza? È troppo poca la differenza fra te? No, te? La differenza più o meno è quella. Sono sopravvalutati molto alcuni giocatori, secondo me. Del Chievo, ovviamente. Molto, non è giusto il molto, ma secondo me sopravvalutati. Per esempio, ne prendo uno a caso, dare a mio modestissimo avviso, mi sembra 6 abbiate dato, a Biraghi è un'esagerazione. Mi dicono essere stato convocato in nazionale, no, è vero. E sembrerebbe quindi la mia affermazione invece smentire il fatto che Biraghi è un giocatore mediocre. Ma io insomma vorrei sottolineare che intanto nelle convocazioni della nazionale mancano i giocatori della Juve, del Milan, della Lazio e della Roma. Allora? Intanto
e che comunque sia, gli altri. E comunque sia il livello, insomma, della nostra nazionale, più o meno. Resta voglio dire. Quello. Anche Benassi, vabbè. 6,5 mi sembra molto largo. Chi? Sì, poi Benassi 6,5, gli do per adesso un 6, insomma, per pietà. Dabò non lo saprei valutare, vabbè, diamogli 6. Va bene per tu, va bene Chiesa, Gil Diaz sì, Simeone sicuramente non gli do la sufficienza, quindi 5,5 per quanto mi riguarda. Poi il resto più o meno va quindi bene. Quindi abbassi il rapporto a favore del Chievo? Sì, oddio, ora sul Chievo magari c'è qualche esagerazione, insomma, sì, che se mai 6,5, insomma, Gamberini 6,5, insomma, mi sembra abbastanza sforzato. Però, insomma, diciamo che rimane la leggera supremazia, secondo me, della Fiorentina, ma, insomma, non è che tra Fiorentina e Chievo ci siano classi. Ci sono classi, del resto la classifica parla, no? Sonia? No. Sì, anch'io credo che alcuni voti siano stati un po' generosi. Io, Gil Diaz, nemmeno io la sufficienza. Su Biraghi sono perfettamente d'accordo, ti ho detto Benassi. Benassi uguale. Ma, insomma, guarda, veramente, dopo le ultime prestazioni, secondo me sarebbe da 5. Da boh, sulla fiducia gli date 6. Certo, scusate. Per quello che abbiamo visto su internet. Ah, ecco. Sì, ho capito. Vabbè, allora anche gli altri in proporzione da boh, ancora secondo me sarebbe... Però suona bene il pianoforte, ho letto, ed è stato campione di karate a 14 anni. Quindi c'è da stare attenti. Quindi, ragazzi, non bisogna litigare con lui. No, tante volte un giorno rendesse e si fa fare anche il concerto, si ripiglia un po' di soldi. Ho detto, per me sì, vabbè, Chiesa rimane soprattutto, sì, Chiesa rimane 7. Gil Diaz non sufficiente, Simeone anch'io, mi dispiace. L'unica cosa su cui concordo sono i 2-7, perché in questi 22 giocatori qui c'è solo 2 da 7. Sandro? Che sono quelli lì. Allora, è sopravvalutato il portiere. Portiello, ecco, mi mancava la critica al portiere. Sì, concordo con Sandro. Quanto sopravvalutato? È sopravvalutato abbastanza. Concordo. Sì, hai ragione. Mi dai? Anche di un punto. 5,5? Sì, concordo. Sì. E poi, vabbè, anche Astori, secondo me, abbasserei lievemente, lasciando davanti solo Chiesa, anche per stima, eccetera. Poi il resto, vedi, Giorgio, il problema è questo, che se andiamo, io capisco i giochi di prestigio in redazione, sono sempre stata la mia passione. Beh, vabbè, certo. In tanti anni, però il problema è questo. Anche perché devo onestamente confessarvi che diventa sempre più difficile trovare argomenti attorno alla Fiorentina. Il problema è questo, se in una partita come il Chievo, che in tempi normali tu avresti segnato l'uno fisso, sei costretto, perché è giusto quello che avete fatto, di fare la valutazione giocatore per giocatore, quindi sfida per sfida, diventa veramente, viene fuori che cosa? Che per la Fiorentina questo è un campionato davvero che sarà da dimenticare nella maniera più rapida possibile, perché francamente ci siamo... insomma, dannati l'anima parecchio, delusi tanto, e soprattutto è un campionato nel quale non hai certezza di nulla. Poi ti può venire fuori anche la partitona. Domenica scorsa l'Atalanta a un certo momento va in vantaggio e dico vuoi vedere che... E poi invece non vuoi vedere che niente, perché l'Atalanta dopo un po' ti fa... arbitraggio da voglio dire incredibile, gioco dei cartellini sbagliati. Allora, 1,47-1, 4,25 il pareggio, 7,25 la vittoria del Chievo, cioè è uno fisso per gli analisti delle scommesse. Okay, ma è normale che sia così, non è che siano azzardate queste le quote, però ti ripeto, arrivati a questo punto del campionato, in questa situazione, con la Fiorentina ormai perennemente nella parte destra, tristemente nella parte abbiamo destra consolidato della il nostro undicesimo classifica posto. Ecco, voglio dire, sì, sei costretto a fare questi ragionamenti, vedi, io non voglio, capisco per carità i giochi e tutto il resto, però si ritorna sempre lì,
al punto fondamentale di cui parliamo sempre, perché è quello che ancora ci tiene vivi, il discorso sulla gestione societaria e su quello che succederà di questa società, di questa squadra. Perché siamo sempre a ripartire da capo, ma lo stesso allenatore, io lo sento anche perché sono in trasmissione alle di radio quando lui parla, fa la conferenza stampa del sabato, e si aggrappa agli specchi, dice: li ho sentiti, mi sono sembrati motivati, sì, ma... poveretto. Io vorrei sì, è una chiara indicazione di difficoltà il ripetere sempre li ho sentiti, no? Non c'è dubbio. Questa è una difficoltà totale e ti ripeto, siamo in un, direbbero i francesi, in un cul-de-sac, bene? No. E dal quale ci vuole per andare avanti ci vuole un sac de culo, sì, è quello, capito, ci vuole veramente un qualche cosa che debba cambiare la situazione. Vedi l'ottimismo dei nostri amici a casa. Se c'era Giaccherini, che è diventato di Alma Santos, era difficile, non c'è, quindi adesso diventa facile giocare con il Chievo. Avete capito a che punto questa stagione della Fiorentina porta a dire? Giaccherini, con tutto il rispetto che si deve all'uomo e al giocatore, poteva diventare oggetto di spostamento del piatto alla bilancia. Caspita, il Chievo con Giaccherini è una roba esagerata. Ma la gente ora ha paura dell'acqua fredda. La gente ha maturato la consapevolezza della scarsezza tecnica della squadra. In fondo lo hai toccato con l'altra squadra di Verona, appunto, con l'Hellas, che hai perso in casa 4-1. Non dimentichiamoci che a Chievo abbiamo perso. Io vorrei ribadirvelo, perché abbiamo perso a Verona. Invece no, con l'Hellas hanno vinto 5-1, come aveva segnato 5 gol. Quindi voglio dire, ora c'è il timore, perché qualsiasi avversario venga qui, bene, ti dico la verità, un Benevento che gioca con questi giocatori nuovi, con questo Sandro eccetera, chi lo sa che non venga e faccia la partita. Me la tenevo per la fine della trasmissione, quando lanciavamo il tutto. Però in 42 anni, quest'anno ne faccio 42 di lavoro, è la prima volta che sento dire a un allenatore: la nostra avversaria è la vittoria. Spalletti ci è riuscito oggi, domani gioca col Benevento, non gioca col Real Madrid, gioca col Benevento. Ma sono sceneggiate, sono attori, sono diventati... Bene, però io volevo ritornare da voi due, perché voi due avete toccato un argomento, secondo me, che merita la pena di essere sviscerato. Ora la gente ha toccato con mano la fragilità, la pochezza della rosa. Bene, però questo non deve essere né da aggravante né da prosciutto sugli occhi. Hai comunque sempre di fronte il Chievo, ragazzi, non hai il Real Madrid. Ho capito, però mi preoccupa un po', perché mi chiedo, siccome avevamo fatto delle considerazioni positive, giustamente, sulla prestazione della Fiorentina contro la Juventus, ok? E comunque non vinci. Allora si dice, certe partite si preparano da sole, eccetera. Siccome io sono convinta che la preparazione, che la partita col Verona sia stata anche preparata male, se mi permetti, perché non c'è possibilità che, nonostante la scarsezza dei nostri calciatori e le votazioni da rimandate a settembre, che tu non dovessi in tutti i modi, categoricamente, vincere col Verona. Quindi è chiaro che ormai si appresta, anche perché in casa la Fiorentina, tranne mi sembra la Lazio e Napoli, in casa la Fiorentina ha partite con quell'aggettivo orribile che è abbordabili. Avrebbe partite al Benevento. Sì, c'è il Benevento, c'è la Spal, c'è il Crotone, ci sono un sacco di partite a Firenze che sarebbero da 3 punti fissi. Ma per fare che? Per vivere. Per far niente, per vivere. Cioè, a Firenze io non posso pensare che è l'ultima volta che si è vinto il 3 dicembre. Giorgio, l'ultima volta la Fiorentina ha vinto a Firenze è il 3 dicembre contro il Sassuolo. Sì, sono andata a vedere, per scrivere il pezzo per Firenze. Porca vacca, questo è un dato che mi ero perso, questo è importante. Per 3 mesi non si vince. Quindi io cosa faccio domenica? Vado allo stadio, che ci sarà la neve, i lupi, gli orsi bianchi sugli spalti. Per cosa? Se almeno non vincere. Cioè, qui a Firenze non si vince più, fra poco. È inutile che faccia belle prestazioni alla Juventus, con l'Inter, me le metto in tasca. In tasca. La Fiorentina, chiaro che col Chievo deve vincere, però ormai deve qui.
non esiste, perché sei riuscito, ti ripeto, a fare quella sconfitta scandalosa e secondo me ce la porteremo ed è sempre figlio della situazione societaria questo Deve, Nicolò. Certo, sì. Tutti i mali hanno quella matrice lì? E noi siamo prigionieri. No. Abbiamo già detto. Questa città è prigioniera. Ostaggi. Come? Noi siamo prigionieri della valle. E io credo non sia mai successo nella storia della Fiorentina. Essere prigionieri di una proprietà. Prigionieri, perché noi attendiamo che loro possano realizzare i loro interessi. E liberarci. E speriamo, una volta realizzati i loro interessi, delle due l'una se ne vanno, o forse ci mettano in piedi una squadra un pochino meglio di quella che abbiamo adesso. Ecco, perché quindi è ovvio che l'ambiente di conseguenza risente di questa situazione, perché è impotente la città, no? Di fronte a questa situazione, cosa deve fare? Non è più il tempo delle grandi manifestazioni di piazza, delle grandi contestazioni, eccetera. No, manifestazioni di piazza non ci sono su altre storie. Sì, ci sono su altre storie ridicole, insomma. Poi purtroppo insomma, viviamo tempi magri, no? Ma la tempora currunt in genere, quindi da tutti i punti di vista, anche nel calcio, non solo noi a Firenze, insomma, quindi io nella mia vita, a parte la famiglia e il lavoro, ho avuto due grandi passioni, la politica e il calcio. Della politica mi sono prima disilluso, poi mi sono abbastanza allontanato, adesso sono veramente schifato, ecco, passatemi il termine, non vorrei che anche per arrivare il calcio, anche così anche col calcio, ecco, facessi sarebbe questo percorso, sarebbe veramente un peccato. Non vorrei fare questo percorso anche per il calcio. Certamente sia la situazione nostra locale che la situazione generale del calcio italiano in particolare ci portano a non essere per niente ottimisti, ecco. Quindi come si fa a dire che la partita con il Chievo, vista la squadra che abbiamo, noi abbiamo sempre detto qui, perlomeno io ho sempre detto, che la Fiorentina è una squadra che può perdere con chiunque. Tutti, come si fa a non temere? Anche perché ricordiamoci, il giocatore più importante non c'è domani, domenica per noi. Badelli non c'è. E per noi è il giocatore più importante. Lo vedremo anche questa affermazione, supportata da una serie di rappresentazioni grafiche, subito dopo la pubblicità. L'assenza di Badel, stasera cerchiamo di, anche se poi fra un pochino finiremo nel mare magnum di tutto quello che riguarda poi il discorso sempre in carattere generale, perché mi viene in mente una cosa particolare. Avevamo in sospeso una mail, avevamo passato, ma senza andarci sopra, appena Roberto Bonciani riesce a recuperarla ne faremo nuovamente parte. Eccola qui, caro Sandro, cioè Bennucci, bisogna che Pioli inizi a far giocare solo chi ci sarà la prossima stagione, fuori Badeli, Dias e dentro Dabò, Saponara e capire se Simeone è buono. Max, allora io non credo che arriverà mai questa cosa, perché Pioli alla fine tiene anche alla sua, che si può dire, onorabilità, al suo fegato, cioè mette la squadra migliore, poi perde lo stesso e buonasera, però ti dice che ha messo la squadra migliore perché deve, è obbligato dal regolamento a mandare in campo i migliori. Però io sono d'accordo con il telespettatore, sono molto d'accordo, perché se non usi una stagione, uno spezzone di stagione per vedere chi hai in mano, è vero quello che dice, perdonami l'interruzione, ma sì, ritorno da capo da 15 con quello che diceva Nicolò. Se non c'è chiarezza sopra di te, e se non c'è qualcuno che ti dice fai così, chi lo obbliga a farlo? Infatti ci stavo assolutamente arrivando, cioè lui alla fine fa quello che è il suo interesse, perché deve, cerca di non perdere la faccia e mettere comunque lui fa di mestiere l'allenatore, per cui deve cercare di fare la stagione meno negativa possibile. Ci vorrebbe, l'ha detto sabato, gli abbiamo fatto una domanda, è stata fatta una domanda precisa.
sera. Lui ha detto che deve mettere sempre la squadra migliore, cioè, e che gli altri non li mette perché li ha già visti in allenamento. Però ascolta, ci sono delle situazioni, se noi abbiamo visto in tanti anni di calcio, che qualcuno che magari non hai mai messo perché magari negli allenamenti non ti soddisfa, non ti impressiona, ecco, poi magari messo in campo fa qualche cosa di diverso. E questa è comunque una dimostrazione di scarsezza. Il calcio non è una scienza esatta. Mai, non è mai stata. Calmi. Più si va avanti e più la Fiorentina è la metafora dell'Italia, intesa come nazione, dove nulla funziona, ma nessuno è responsabile dei disastri. Che gli vuoi dire, Mauro? Ha ragione, Mauro. Però su quello dicevo, perché Piola ha detto un'altra cosa, perché me le sono rilette le sue affermazioni. Lui ha detto: io non posso fare la formazione pensando al futuro. Non è nemmeno normale, secondo me non è nemmeno giusto una cosa del genere, ma devo fare la squadra per vincere. Considerato poi quanto vince, probabilmente gli riesce manco a fare la squadra per vincere. Però, quelli ha. Però non fare la squadra per il futuro, considerato che nel futuro prossimo, quello che c'è più vicino, l'anno prossimo, il contratto ce l'ha ancora lui. È per questo che non può fare la squadra per il futuro. Non è per posso fare la formazione. È per questo che non può fare la squadra per il futuro. Ho capito, no? Invece secondo ma me. Ma no, ma tutti gli allenatori, Nicolò, perdonami, ma tutti gli allenatori dicono: perché devo lavorare per un altro? Se arriva un altro per me, si arrangerà lui. Sulla carta è lui. Sulla carta dovrebbe essere lui. Dipende dalla società. Sì, ma tutto dipende sempre. Però scusami, secondo me qualche cosa, qualche piccolezza in un anno di niente, come si diceva. Se non 11 calciatori, uno. Ogni tanto lo metti di qualche ragazzo e si può vedere qualcosa di più, visto che ti serve per il futuro, visto che la società dovrebbe dirti: ascolta, mi metti per piacere qualche paradigma. Ma è proprio lì il discorso, vedi, capito? Siccome, siccome io credo che la società non abbia la minima idea di quella che è la programmazione per il futuro, e che ci apprestiamo a una nuova stagione come questa, cioè una stagione raffazzonata, senza un minimo, di strategia sul mercato, senza un minimo di obiettivo e via dicendo. No, ora per favore non parliamo di UEFA, perché questo No, Bologna, Juventus, Atalanta. Di 9 punti a disposizione, la Fiorentina ne ha fatti 4. Chi di voi l'avrebbe mai detto? Nessuno, cari, con affetto, Marco. Mauro? Sì, Marco, io ti rispondo subito. Io pensavo invece di fare 4 punti, di farne 6, 7. Ma insomma, più che i 4 punti in questo trittico. Ma non sono queste le partite che devi prendere, ad esempio. Dai, via, per rispondere. Prima di essere se ne era fatta uno in tre. Mi va bene anche prendere ad esempio queste, perché per esempio con l'Atalanta, io con quell'Atalanta che aveva la testa al Borussia Dortmund, la Fiorentina avrebbe potuto effettivamente vincere, se poi non fosse calata di intensità. Ma il problema non è quello, il problema sono le 3 partite precedenti dove l'hai fatto 1-3, quindi sono 5-6, è una media da retrocessione. Si allarghi. 5-6 è media retrocessione. Credo che sia il punteggio peggiore nella storia recente della Infatti io rispondevo al telespettatore che dice, dal suo punto di vista dice che 4 punti su 9 non sono male. Sì, sul breve sì, ma è calato in generale. Ma tutti noi speriamo naturalmente che di qui alla fine la media si alzi e non si faccia un punto ogni 3 partite, no, ma se ne faccia di più, anche 4, insomma, che poi ci porteranno da nessuna parte, ma insomma perlomeno per fare una figura un pochino meglio di quella che si sta facendo adesso. Ma il vero problema, infatti, che ha introdotto poi la mail del precedente, qual è? Il punto vero è che patrimonio tecnico ha la Fiorentina e se questo patrimonio tecnico è incrementabile, nel senso è migliorabile l'anno prossimo. Questo è il vero punto, perché il patrimonio attuale tecnico è disastroso, diciamocelo chiaramente. Insomma, la Fiorentina, se vuole tornare come si strombassa da tutte le parti a concorrere per l'Europa, per l'UEFA, deve fare un cambiamento, voglio dire, non dico totale della rosa, ma insomma dei tre quarti della rosa, perché la Fiorentina ha
dal punto di vista tecnico, ha un ottimo gruppo di centrali, un futuro possibile gran giocatore se cresce bene, che è Chiesa, che non si sa quanto rimarrà, un discreto centrocampista, niente di eccezionale, poi noi lo incensiamo e lo esaltiamo perché ci sa che è lui, perché che è Vertù, Vertù, Badeli, se ne va via e poi basta. Da quello che io ho visto quest'anno, basta, perché la Fiorentina, alla Fiorentina manca tutto il reparto offensivo. Punte, seconde punte, esterni, mezze punte, no, perché facciamo se non l'elenco di quelli che non giocano tra l'altro mai per la disperazione di Pioli e di tutti, insomma, no, voglio dire. Quindi, centrocampo se, con chi? Dabò? Sì, Dabò, in con, più, quindi con il problema, basta. Il problema vero è come fai te se sei in autofinanziamento l'anno prossimo a migliorare questa squadra? Cosa fai? La stessa di quest'anno, no? Cioè, vendi Chiesa. Cioè, se non vendi Chiesa, perché Chiesa quest'anno non si può vendere, se no magari veramente c'è la rivoluzione, anche se non ci credo, perché ormai le rivoluzioni, come si diceva prima, è difficile che ci siano a livello di tifoseria, ma insomma, cosa fai? Dai via un gatto per pigliare due polli, un cane per pigliare due gatti, e fai più o meno l'operazione che hai fatto quest'anno, no? Cioè ti riempi di giocatori per fare numero inutili, va bene, che passeranno senza lasciare alcuna traccia, va bene, e non costruisci nulla, perché qui quello che stiamo vedendo è che non c'è programmazione in assoluto, perché è bello dire ma noi faremo il nuovo stadio e ora poi noi il rilancio passerà anche dal nuovo centro sportivo, sì, e ci vuole i giocatori per giocare a calcio. Io capisco che la società, per venderla meglio, vada patrimonializzata e che quindi il centro sportivo, il nuovo stadio, eccetera, siano importanti dal punto di vista della patrimonializzazione della società, perché se tu la vuoi vendere, una volta che hai una qualcosa società, ci devi mettere ovvia, siccome dal punto di vista tecnico non offri nulla, no? Cioè oggi il capitale della Fiorentina non dico sia zero, ma insomma, capitale, dire, capitale giocatori, sì, capitale se, tecnico, sì, uno insomma può dire vabbè, compro il marchio Firenze, ho una banda di giocatori insomma di medio basso livello, due o tre buoni, si do 50 milioni, ecco, so 100, va. Infatti, guarda, nel calcio di oggi Sconcerti ha fatto proprio questo excursus qui, ha detto è difficilissimo dare un prezzo alla Fiorentina. Ma sì, difficilissimo, perché dal punto di vista tecnico, voglio dire, credo sia uno dei punti più bassi della storia della Fiorentina, direi. No, perché io ricordo, perché poi insomma, qui la memoria storica i tifosi ce l'hanno, e a parte certi periodi, posso citare Zuccheri, Bertarelli e Gola, ecco, a parte questi periodi, ma che sono stati brevissimi. È un periodo. Sì, poi la squadra è sempre stata nettamente superiore a questa squadra. Ma nettamente! E comunque arrivò terza. Bravo! E comunque arrivò terza. E comunque ha sempre avuto al suo interno, giocatori per i quali solo valeva per loro andavi allo stadio, valeva la pena, valeva cioè la pena. I due o tre grandi giocatori li abbiamo sempre avuti, magari accompagnati nel tempo da giocatori medi, scarsi a volte, eccetera. Però c'era questo senso di così appartenenza, c'è ancora per carità, ma questo attaccamento passava anche attraverso le figure di giocatori emblema, certo, simbolo. Certo. Ora qui sono riusciti in un anno così di punto in bianco, mai successo anche questo nella storia della società, a distruggere tutto e a ricostruire. Ricostruire cosa? Per cosa? Il campino. Qual è l'obiettivo? Non si sa. I campini. Le due mail che abbiamo appena visto, prima l'ultima o quella prima come vuole Roberto Bonciani in regia, perché meritano entrambe un piccolo approfondimento. La prima, quella che riguardava Pioli che allena quello che ha, quindi chiunque può allenare questa squadra, devo rileggerla a modo perché non l'ho capita molto. Mentre invece la seconda, quella che riguardava Niccolò Pontello, eccola, è questa. Anche secondo me la squadra è scarsa, Pioli dovrebbe pagare, ora adesso addirittura, per allenare. Doveva andare all'Anderlecht?
Hai detto? Ho capito, ma l'Anderlecht... All'Anderlecht doveva andare? Beh, insomma, l'Anderlecht è comunque... Non sarebbe male allenare l'Anderlecht. È di grande tradizione, perlomeno. Ora magari... Pochino meno, però comunque. Mi ricordo mentre ancora, invece... figurati, se un 5-2 io contro l'Anderlecht, Coppa UEFA. Non è che, sinceramente, allora, fare il capro espiatorio sempre sull'allenatore, un gioco che noi abbiamo fatto tutti gli anni, e sinceramente non è... bello. Ma no, Pioli è meno responsabile. È meno responsabile. Su. È chiaro che non ci mette però proprio niente ecco, suo. Brava, me, brava Sonia. Niccolò, brava. Abbi pazienza. Per carità, su perché questo posso anche, essere allora, d'accordo. Allora, a me a Bergamo, ribadisco, la settimana scorsa eravamo molto preoccupati della partita di Bergamo. Però okay? Se dovesse giocare con Real Madrid era appunto, l'Atalanta. Però l'Atalanta ha deciso di giocare con una parte di riserve. Allora, chiaramente non c'era Ilicic, cioè mi preoccupava, non si è benedetto di nuovo il solito consegna da 5 mesi, vedi Petagna, che fra Biraghi e Milenkovic è riuscito a far gol. Vabbè. Però, No, mi schierisco. Ah, no, scusami, tranquillo. Sembrava che tu avessi detto... Non sono sempre pronto a mordervi. No, ora mi sono divagata, mi sono anche persa il filo del discorso. Ah, di Pioli. No, di Pioli, dicevo, quando poi fa alcuni cambi, si ritorna, i giocatori sono quelli, le riserve purtroppo sono quelle. Però, se non Zinzino, visto che l'Atalanta non è che stesse facendo... e si era fatto bene il primo tempo, se forzi un attimino, provi Falcinelli, prova un attimino a farle giocare a 2 punte, tanto un pareggio, una sconfitta va là, un punto non è che ci cambia la storia, proprio perché prova qualcosa, proprio perché sinceramente non vorrà mica dire che stai cercando di arrivare all'Europa League, perché sennò tu ci pigli in giro anche te, capito? Quindi secondo me anche lui qualche cosa, secondo me, potrebbe qualche volta Massimo da Arezzo, Massimo da Arezzo, che dice di non essere un tifoso viola in questi giorni. No, sono tifoso viola. Tifoso viola non è fiorentino, non è di Firenze, ma non sono di Firenze, scusate, allora, sennò... credo che la tifoseria debba iniziare a fare il conto con Nardella, che Cori, deve difendere contro Nardella. Cori, scusami, in due non se ne fa una buona a legge. Prendere gli interessi di Firenze e dei tifosi e chiedere chiarezza alla società, Massimo d'Arezzo. Però sinceramente la politica gliel'ha data la Fiorentina. Colui che col cappello in mano si è recato a casette d'Efe, cosa volete che possa fare? Cosa volete che possa fare? Io ho sempre sperato che lui quando è andato a casette d'Efe gli abbia detto: per piacere, questa situazione un po' andrà avanti, vi levate sì o no? Io in cuor mio sono così... rincoglionita e così ho voglia che si levino, e spero veramente Dario Nardella sia andato lì e gli abbia detto non soltanto sì, si fa allo stadio, si farà allo stadio, ma ve ne andate con o no? Questo tempo forse non si andrà a Gubbio, ma Gubbio è arrivato da noi con sì, questo tempo. Oggi girava Fabio su social, sì. Poi magari se avesse lo spirito di Gubbio non c'è più nemmeno ma quello ma anche l'ambiente magari se avesse tutti lo perché spirito perché avete di visto Gubbio. Ieri l'inchiesta, comunque la notizia riportata dal Corriere dello Sport, 6.700 persone in meno allo stadio di Firenze in 5 anni, sono uno stonfo. Di media, sì. Pochi? 7.000 persone in meno in 5 anni sono tantissime. Sono tante perché sono calcolate su 30.000, capito? Quindi sono il 25% di Roma. È tanto. Certo, se noi si paragona le presenze prima dell'era della Valle, è imparagonabile il dato. Ma scusami, ma questi fanno conteggi, secondo me, scusami. Tanto su questi sono conteggi, sono conteggi fatti sui dati della Lega, che ogni giorno ti dice sugli abbonati, ci sono. Secondo me la gente, se ti dicono allo stadio ci sono 20.000 persone, 17.000 abbonati e 3.000 biglietti, per dire, non sono 20.000. Non sono, io ho sempre contestata questa cosa, perché ci sì, sono perché allo stadio. E secondo me non sono quando dicono... Ah, tu parli di presenza fisica. La presenza fisica. Cioè, quando sei lì lo vedi che là in ferrovia si possano contare qualche volta da quanti sono pochi. La Fiesole piena manco con la Juve. Ragazzi, ma... Lì c'era la contestazione di fondo per la storia della coreografia. Ma comunque sia, eccetera, secondo eccetera. Me ce n'è molto meno di 6.000. Andiamo con la pubblicità, poi torniamo ancora parlando, ed è veramente un'impresa, di Fiorentina. Allora, il pluriesonerato Pioli a Firenze vive di rendita, se vince meglio, se perde è perché la rosa è scarsa. Tradito a Firenze, tradotto, non vedo più un cacchio, a Firenze può venire chiunque, su questo non ci credo. Ma sì, può venire chiunque del... Comunque no, del, non ci vuole venire quasi nessuno a Firenze. Del livello dire, di Pioli, se nel senso... Pioli dei normal one...
Pioli è un bravo ragazzo, il calcio l'ha giocato. Ma nessuno dice che è cattivo, fallo anche se è cattivo. Il calcio l'ha giocato, ma nella vita come nel calcio ci sono quelli bravi, capaci, quelli che estrosi, che hanno grande personalità, che tentano di innovare, anche se nel calcio si innova sempre poco, perché non è che ci sia poi tantissimo da innovare nel calcio, ma insomma che hanno un minimo più di fantasia, di coraggio di trovare delle soluzioni, di sperimentare dei giocatori magari del nuovo, che... del nuovo. E Pioli non appartiene a questa categoria, appartiene alla categoria usato sicuro. L'usato sicuro, avete visto, fa sempre la stessa formazione, i cambi sono quello, il terzino per terzino, il centrale per centrale, quello per quello, cioè voglio dire, e quindi, ma si sapeva prima, non è che voglio dire non si è rivelato, è una sorpresa, si sapeva, cioè, ed è quello di cui aveva bisogno questa società, perché dopo tre grandi allenatori sul piano, non voglio dire dei risultati ovviamente, ma della personalità, e che hanno fatto la fine che hanno fatto, non potevano e favorire l'ingresso. Il problema maggiore dei Della Valle è l'incompetenza e la non passione per il calcio. Io non investo su un ristorante se non mi piace cucinare e mangio al fast food, a meno che affidi tutto a uno chef stellato e a un manager di sala capaci. Hai ragione. Questo è vero, guarda. Lo puoi fare anche per business. Però, vedi, però la... devi affidare a chi è, a chi è di business. A chi è competente. Aspetta, lì scusa. Può andare bene per la cucina. Per il calcio non va bene. Calcio perché va bene. Nel calcio ci vuole qualcuno che anche comunque un po' di segua. E anche un po' di passione. Certamente la passione, perché solo a secco. Prima Nicolò ha detto una cosa giusta. Tutti quelli che sono stati a guidare la Fiorentina, i presidenti, fino dal Marchese Ridolfi e poi andando avanti, allora, ma forse anche indietro, io credo, anche se lì non ci arrivo, oltre il Marchese Ridolfi, ma tutti erano, diciamo così, spinti da una passione vera per Firenze e per la Fiorentina. E qui invece il problema è che se te puoi stare lontano dalla società, dalla squadra e dalla città, vuol dire che vuoi o vuoi non ti interessa poi tantissimo, cioè lo vedi come, poi dopo vengono fuori queste frasi, lo vedi come un business, come un interesse, ma stare lontano da Firenze e dalla Fiorentina, se ci credi e se ci senti, non ti riesce, non mi riuscirebbe, capito? Vedi, voglio dire, io sì, non è chiaro, riuscito a stare lontano nemmeno dalla mia professione, chiarissimo. Una volta uscito. Ma siamo sicuri porta, che ci si intenda di calcio, perché non si considera Biraghi e Benassi scarsi e poi il sì. Il Policompo nazionale. Qualcosa non torna, Luciano D'Aiello. Vabbè, l'abbiamo detto... Vai Sonia, vai Sonietta. No, dicevo vai. Che Niccolò aveva detto all'inizio che, non so se l'ha detto in diretta, sì, eravamo, sì, sì. Che praticamente però non ci sono giocatori delle prime 5-6 squadre in classifica. Io con Luciano, quindi dai. È chiaro, Luciano, che i giocatori italiani ce ne sono così poco e alla fine gli tocca convocare anche gli altri. Luciano via video, via televisione. Lui l'accetta. Sì, la prima volta che Benassi e Biraghi giocano in nazionale, io gli pago una cena. Giocano, eh? Sì. Giocano. Giocano in nazionale, io gli pago una cena. Luciano, ritieniti... E se non giocano mai, cosa fa lui? Nulla, ti paga la cena? Nulla. E poi, cioè, fanno lo stage. Nulla, perché sono talmente sicuro che non gliela pagherò mai, che posso scommettere tranquillamente senza avere nulla in campo. Ora, se entrano a partita in corso? Nemmeno. Devono partire titolari. E li hanno chiamati così. Per far numero. Per numero. Per far numero. Come Milic. Il Napoli per fare le parti della domenica. Il giovedì. È uguale, dai. Sì, ma Niccolò, era per definire i contorni della scommessa. Definire. Se poi entra in campo. Con il rischio di vincere lo scudetto, Milic. Io quando l'ho letta la notizia pensavo fosse una messa di scena, una fake news. Una bufala. Ecco, che mi piace di più. Dai. Poi quando sentivo la motivazione mi ha fatto ancora più perché pena. Sai che da Napoli hanno già incominciato a dire a Firenze non capite nulla, no, su Milik. Ma scusami, ma l'hanno se ride già ora prima di passarci la Bonciani, addio. Ma l'hanno preso per fare gli allenamenti, fa la sagoma per le punizioni, ragazzi. Secondo voi, quando i Della Valle contattano Pioli al telefono, per risparmiare usano WhatsApp? Potrebbe anche... Potrebbe anche... Grande Massimo! Vedi però... Sì, certo. La cosa... Lo spirito! Brava. Ragazzi. La cosa bella è che lo spirito non viene mai meno. No, viene come mai quella di Gubbio di prima. Ci si salva con quello, perché se non sapesse quello... Ma allora...
l'alternativa è o te ne vai, parlo dei Della Valle, o se non c'è nessuno e resti. Quello che non riesco a spiegarmi, e vi chiedo aiuto, è qual è l'utilità di uno che ci mette del denaro? Tenere in piedi una cosa che vive di emozioni, quindi vive di biglietti, vive di tifosi, vive di impatto, se gestita in questo modo, tanto ormai sono le 10:11, è un termine che si può usare, ha provocato lo sfavamento generale. Perché? Cioè, qual è la logica che porta a tutto non ciò? Non c'è una logica. Perché io sono anche contraria, cioè andrei contro anche quello che ha detto Sandro. Per me potreste anche non avercela la passione, perché a me mi dovete spiegare tutti i nuovi magnati che comprano le squadre di calcio come fanno a essere tifosi anche delle squadre di calcio. I cinesi no. Lo fanno per me, ma anche gli arabi o... Gli arabi, ci sono un po' appassionati gli arabi, hanno allora, un po' di sangue ce l'hanno. Nasce tifoso del Paris Saint-Germain, I cinesi no. Il Paris Saint-Germain ci tiene. I cinesi no. Il Qatar ci tiene. Quello che volevo dire era quello io. Cioè, tu puoi anche non essere tifoso di una squadra di calcio, farlo per business. Però ci metti persone, metti a disposizione un budget, scusatemi tanto, perché non è che si comprano con soldi di Monopoli i calciatori, metti a disposizione un budget e lo fai spendere da persone capaci, non che fanno delle campagne acquisti mostruose dal punto di vista dello sperpero dei quattrini e della scarsezza della qualità delle rose che tu metti a disposizione dei poveri allenatori in questione. Quindi per me potresti anche non essere tifoso. Questi attuali non si sa che proprio. Secondo me, allora, io ribadisco, lo fanno per ripicca della serie. Noi si sa perché? Non è una ripicca. Io credo ci sia. Credo ci sia. Guarda le campagne acquisti, sono tutti i tesoretti messi a casa. Dai. Non è una questione di ripicca. Io credo sia un'altra questione ancora. Cioè sia anche quello di rimetterci la faccia. Cioè loro a un certo momento sono qui da 16 anni. Perché? Perché vuoi fare cosa? No, loro sono qui da 16 anni. Andar via in queste condizioni, con questa, diciamo, con questo scontro anche piuttosto vivace, per non dire violento, si spera mai, con Firenze, ecco, io credo che sia quello uno dei problemi. Loro stanno cercando la possibilità di un armistizio, di uscire da questa situazione, ma di uscire al meglio, come loro vorrebbero uscire, al meglio. Soltanto è una situazione che ogni settimana che passa va sempre peggio. Nicolò, esiste secondo te un grande vecchio che possa fare da, non dico da collante perché ormai i frammenti sono troppi, ma un grande vecchio che possa accelerare. Sì, sì, capisco, cioè o accelerare o comunque pure rimettere insieme un po' i cocci, perlomeno. No, non esiste. Non esiste perché non esiste più in nessun campo in Italia, in questo. L'Italia è priva di personaggi. Allora, avevano ragione quando dicevano che la Fiorentina è come la metafora dell'Italia. L'Italia è priva di personaggi in tutti i settori, in tutti i settori. Forse c'è qualche industriale illuminato che però la prima cosa che fa sposta la sede legale alla società all'estero perché vuol pagare meno tasse. Ma voglio dire, ma è così in tutti i settori, in tutti i settori. Poi nel calcio non ne parliamo nemmeno. L'ultimo grande dirigente è stato il povero Artemio Franchi, perché dopo Artemio Franchi non c'è stato nessuno, non dico alla sua altezza, ma che gli legasse una scarpa. Italo Allodi, dai. Quindi, sì, ora ma siamo in quel periodo lì, per carità. Tanti, finito. Ora io parlo dei vertici. E Artemio Franchi era il vertice anche del calcio europeo e quasi del calcio mondiale, per la verità. Quindi no, io credo che non ci sia possibilità da questo punto di vista, non ci sono le condizioni. Tu mi parli di passione, capito? Poi tu vedi questi personaggi, anche questi Della Valle, ti chiedi, no? Ma è gente che ti trasmette passione, i Della Valle? Boh, a me e non mi trasmettono la passione Della Valle, cioè è gente anzi che in qualche modo è anche scostante, parlo di Diego. Quando pubblicamente fa queste sparate gratuite, ne ricordo una, non perché io... Contro tutti e tutto, sì, ne ricordo uno contro Agnelli, gli imprenditori del Nord. Mi ricordo tutte queste cose gratuite che dice, cioè, sono... Oh, senti, per me questi sono dei figuri che io sono contento di non conoscere. Quindi, cosa ti vuoi aspettare? È chiaro, lo dicevano giustamente sia Sandro che la so.
Bologna. E calcio è passione, ci vuole passione per avvicinarsi al calcio, soprattutto se tu lo fai in una città che non conosci, che non hai mai vissuto, conosciuto come era fino a 15, oddio, non è che oggi è cambiato molto rispetto a 15 anni fa da questo punto di vista. E quindi è ovvio che poi ti chiedi il perché, no? Perché te lo chiedi, ma perché Della Valle ha investito nella Fiorentina? Perché non te lo sei mai chiesto per nessun presidente? Torniamo lì per un attimo, poi lascio parlare a loro, parlavo troppo. Ma ti sei mai chiesto? Ci siamo mai chiesti perché chi ha fatto il presidente della Fiorentina lo ha fatto? No, perché si dava per scontato che avesse la passione del cuore del tifoso. Ma nessuno se l'è mai chiesto, nessuno. Ma qui te lo chiedi perché ti tengano prigioniero. Ti tengano prigioniero e te ti chiedi perché mi tengono prigioniero, e qual è l'obiettivo, in cambio di che cosa? Te lo chiedi per forza, no? Sandrino, siamo finiti quasi a parlare, siamo nel metafisico quasi, sì, però nel metafisico, siamo talmente sfavati, come hai detto te prima, che non si sa più che pesci pigliare. Fino a una quindicina di anni fa a Firenze c'era un grande personaggio di calcio. Consegnare una lettera ai Della Valle dalla De Filippi, magari questa volta vengono davvero. Sai che questa è una bella idea. Sai che potrebbe farlo un gruppo di tifosi. Diego, sai cosa si dice alla fine? C'è posta per te. Ecco, potrebbe farlo un gruppo di. Si manda uno in bicicletta, no? Tra l'altro la tatina De Filippi su queste cose ci sta. Guarda. Tornando al discorso e per farlo con un minimo, diciamo così, di serietà, a Firenze c'era fino a 10 anni fa, un po' di più, fino a 15 anni fa una persona, un personaggio... Il grande vecchio, diciamo. Sì, ed era Ferruccio Valcareggi. Sarebbe stato la persona ideale, perché era profondo conoscitore di calcio, non c'è dubbio. Era fiorentinizzato... perché triestino, ma fiorentinizzato era dal 38-39 a Firenze, per cui, e soprattutto una persona di grandissimo buonsenso. Ecco, lui avrebbe potuto parlare, avrebbe potuto fare davvero da trade union fra la città e anche questa proprietà. Era l'uomo ideale. Purtroppo Ferruccio Valcareggi ci ha lasciato 14 anni, 13 anni fa. E tutto questo mi fa... E davvero, vedi, ecco il punto. Perché siamo oggi un pochino più poveri? Io non è nostalgia la mia, perché io vengo da... Anche fosse, non fa mica male. Però, no, ma vedi, siamo diventati più poveri anche da questo punto di vista, perché ci mancano il grande vecchio, come dicevi te, il personaggio carismatico. Purtroppo in questo momento non c'è. Non c'è. E allora arrivare ad un contatto... ad una pace, a un armistizio, però, ragazzi, diventa difficilissimo. Ora abbiamo 3 minuti e prima di chiudere. Ogni settimana, Giorgio, ogni settimana la riva del fiume si allontana sempre di più. E questo, Sonia, poi ci ritorneremo, tanto credo sarà il leitmotiv fino alla fine dei tempi. Ad libitum. Della Valle, sì, perché fino alla fine dei tempi, fino a quando Valliani succederà qualche cosa. Certo. La domanda però è, perché io continuo a chiedervelo, ma se il distacco è così profondo, perché fate l'abbonamento? Perché il distacco non è profondo con la Fiorentina. Perché noi il distacco lo abbiamo con la famiglia Della Valle, ed è un distacco che mi preoccupa, perché secondo me e per me è insanabile. Ah, non è... Non, per me qualun, è, ci cioè ti portano Messi, per, Messi, sì, Tim, Pim, no, niente. Cristiano Ronaldo e Wanda Nara, niente. Wanda Nara, pensaci, no, potrebbe fregare di meno. No, quello che dico chiedi è a che loro, non, io. No, è insanabile, ci potrebbe essere un congresso di vecchi saggi. Non io, ci si risana, niente. Però io non vado allo stadio per i... vado allo stadio della Valle, non mi interessa la questione, a me mi interessa la Fiorentina. Ma non è possibile scindere la cosa, non è Come no? Io la scindo, perché allo siamo stadio stati in C2, abbiamo scisso. Io scindo. Sì, ma se ora vai e fai l'abbonamento, metti comunque sempre loro in condizione di avere autoapprovvigionamento. Guarda, allora, sì, autoapprovvigionamento, ma cosa vuoi che sia il bottiglino oggi rappresenta il 10% degli incassi? Non è questo, io non ce la vedo questo giochino. Anche tu vai allo stadio, tu da soldi Della Valle.
Botteghino fino a tutti gli anni 90, quasi tutti gli anni 90 rappresentava il grosso degli introiti. Oggi cosa vuoi? Il botteghino ha un 20%, ma non credo, nemmeno si arrivi al 20%. Chi la guarda la televisione allora? Sì, appunto. Io devo scindere, perché da questo punto di vista, quando te nasci con questo sangue viola, il rapporto è scindibile, è un rapporto filiale. Rapporto materno, filiale, inscindibile, lo so che molti non lo possono comprendere, ma è così, e quindi te non ne puoi fare a meno, anzi, quando non ci sei per qualsiasi ragione, sei fuori per lavoro, per qualsiasi cosa, non puoi esserci, insomma non stai mica tanto bene, ti senti male, vivi male la settimana e poi segue la partita, e anche quella la precede, capito? Quindi è così. E contesti della valle, è così, cioè, comunque sono... ragazzi, scusate, ci si va perché uno è contestato. Comunque ragazzi, I have a dream che lo sceicco Mohammed bin Mohammed al Khaled possa rilevare, è ancora a Malta, possa rilevare, se l'hanno fermato, l'hanno fermato lì sulla Salerno Reggio Calabria, dove tu volevi la fermassero per forza. Sì, ma il postino indo è a chi la consegna, che non ci sono mai. E la sede dov'è? Faber, a Casette Deche. Siccome qualche volta l'ho visto e questi trovano anche gente spersa nel nulla, sapendo anche solo il nome, ho visto un caso che sapevano solo il nome. Questi li trovano. Bello, però, la Maria, io non spero, ci rimane anche la Maria. Io spero guarda, questa cosa che è venuta fuori tra le pieghe stasera potrebbe essere un bel movimento. Guarda tu, che sei tu che sei uomo in social, datti da fare. Io sono un po' social, datti da fare. Sono anziana. Sandro Bennucci, ciao, grazie. Ciao. Venerdì prossimo ancora qui, nonostante tutto questo delirio di... noi saremo qui. Noi saremo sempre cupio, qua, come canta la questo curva. Questo cupio di Solvi, noi saremo qui. Ciao Sonietta, grazie. Arrivederci. Grazie Nicolò, come sempre. Buonasera a tutti, grazie. Dicevo a voi. Prima, durante la trasmissione, in 42 anni di lavoro mi era capitato di sentire tutto, è la prima volta oggi che sento un allenatore dire la nostra avversaria è la vittoria. Luciano Spalletti. C'è riuscito, dopo lo sentiamo, anzi lo sentite perché io no.